Buonasera, cari amici, ci ritroviamo tra puntata dei nostri iniziati, grandi iniziati del nostro tempo. Siamo qui per la LUCS, l'Università della Conoscenza, con la quale abbiamo fatto già una serie di incontri, a cominciare dalla primavera scorsa, su questi personaggi. Vedo che questo tema suscita interesse, vedo dei riscontri, persone che mi scrivono. Io, fra l'altro, scrivendo questo libro, che io prendo gli spunti da questo mio libro di qualche anno fa, che si chiama I grandi iniziati del nostro tempo, delle edizioni mediterranee, dove ho raccolto figure che hanno meritato veramente il titolo di iniziati, cioè personaggi che al giorno d'oggi, vicino a noi, in tempi vicino a noi, hanno detto delle cose veramente illuminanti. E ho preso lo spunto, quando feci questo libro, da un famosissimo libro di Édouard Schurer, questo scrittore francese, che scrisse semplicemente I grandi iniziati, si chiamava. Un libro ancora letto, ancora noto, ancora prezioso, parla di iniziati del livello di Buddha, di Gesù Cristo, di Mosè, di questi personaggi. Io naturalmente volo un po' più basso, però sempre a livello di grandi personalità, e quindi ho pensato di fare i grandi iniziati del nostro tempo presentando personaggi che in tempi a noi più vicini, cioè negli ultimi 2 secoli, diciamo così, hanno saputo darci degli impulsi per vivere meglio, per fare una cosa migliore della nostra vita, per lavorare alla nostra evoluzione interiore, che è lo scopo per il quale noi siamo qui. Finora abbiamo qui una lista dei personaggi di cui abbiamo parlato. Faccio una breve sintesi, perché se qualcuno non avesse ascoltato, può eventualmente, cercando il libro, andare a ritrovare queste figure che io ho trattato in saggi di 15-20 pagine ciascuno, quindi abbastanza ampi, ma sufficientemente sintetici per essere contenuti in un unico libro, una ventina di personaggi, e per essere anche letti abbastanza rapidamente. Allora, il primo di cui abbiamo parlato è stato Emanuel Swedenborg. Lui è vissuto fra il 6 e il 700, è il più antico, diciamo, ed è un scienziato, famoso scienziato svedese, che fu anche un veggente. A un certo punto della sua vita, verso i 50 anni, divenne veggente e era capace di veggenze straordinarie che e colpirono persino Immanuel Kant, che gli dedicò un libro. Kant era molto severo, quindi era contemporaneo. Quindi se Kant gli dedicò un libro vuol dire chiaramente una persona molto particolare. E disse anche quindi cose molto concrete sulla vita reale, controllabili, e anche tante cose sulla vita spirituale, che fra l'altro, parlando dell'aldilà, richiamano moltissimo le nostre NDE, le esperienze di punto di morte che conosciamo oggi. Poi abbiamo parlato di Lorber, che è un altro grande personaggio. Lui è vissuto nell'Ottocento, nella prima metà dell'Ottocento, in Austria. Lui a 40 anni, senza prima nessuna premessa di questo genere, cominciò a scrivere medianicamente, guidato da una voce che parlava in prima persona. Io sono. Quindi Lorber pensò sempre che fosse il Signore. Gli dettò un sacco di cose, anche scoperte scientifiche che all'epoca non erano immaginabili, 2 secoli fa, e che invece al giorno d'oggi sappiamo benissimo che sono già realizzate, altre che si realizzeranno, e anche lui tanti messaggi spirituali di altissimo livello. Poi abbiamo Allan Kardec, che è lo pseudonimo di Rivail, che è stato lui neo-medio, neo-veggente, è stato un pedagogista, persona colta, è stato il codificatore delle messaggi. Arrivavano, lui, che era un uomo così colto e così abile nella scrittura, fu incaricato da scienziati, tra cui anche Flammarion, personaggi molto noti in Francia, di dare tutta questa messaggistica, che arrivava in maniera un po' inattinata. Lui, con un lavoro da certosino, lavorando con i medium, con diverse tematiche, ha scritto dei libri che tuttora sono letti e studiati. Addirittura in Brasile sono delle specie di Bibbia, i libri di Allan Kardec. Allan Kardec, questo era lui, non si chiamava così, questo è il nome medianico che gli fu dato dall'entità. I libri sono i più famosi: il libro degli spiriti e il libro dei medium, di cui, fra l'altro, quest'anno si celebrano i 160 anni della scrittura. Poi ho parlato di Elena Petrovna Blavatsky, la fondatrice del movimento teosofico. Questa grande signora russa che viaggiò, anche lei visse nell'Ottocento, quindi all'epoca in cui le donne certamente non viaggiavano da sole, lei invece da sola,
quindi con grandi mezzi aveva questa la sua fortuna, andò in India, Tibet, Nepal, incontrò là, era una veggente, anche lei una sensitiva molto forte, incontrò là dei maestri di saggezza che le diedero tutta una serie di insegnamenti che lei poi codificò nei principi di base della società teosofica, che ancora oggi è molto attiva. Lei ha fatto conoscere al mondo occidentale la sapienza filosofico-religiosa letteraria dell'India, che era diventata nell'Ottocento in oblio anche agli indiani stessi, come riconobbe poi Gandhi, che nella sua autobiografia dice di avere conosciuto la grande tradizione filosofico-spirituale dell'India attraverso i teosofi che aveva incontrato a Londra, quando studiava a Londra. Poi abbiamo parlato di Rudolf Steiner, che è il fondatore dell'antroposofia, la scienza dell'uomo. Lui era austriaco, lui partì come teosofo, fu anche per parecchi anni il segretario generale della Società Teosofica a Berlino, e poi seguì vie proprie che lo portarono a fondare la sua antroposofia. Lui ha meritato veramente una puntata intera, perché è stato un grandissimo personaggio di cui ancora oggi godiamo il pensiero, nel senso che, per esempio, ci sono le scuole steineriane, le scuole Waldorf fondate da lui con criteri tutti particolari, c'è l'agricoltura biodinamica che è stata pensata, ideata da lui. Oggi si parla di agricoltura biodinamica, ma nessuno si ricorda che quello che l'ha codificata è stato Steiner, perché questo modo di collaborare, diciamo così, con lo spirito della terra, senza concimi, senza fertilizzanti, senza veleni, l'ha pensato lui, e tutte queste metodiche interessantissime. E poi c'è anche la medicina steineriana, i farmaci steineriani e così via. E poi abbiamo parlato di Carl Gustav Jung, per il quale io ho veramente una grandissima simpatia e ammirazione, questo grande medico dell'anima, che è lui molto vicino ai due nostri tempi, nel senso che è morto nel 61, aveva 86 anni, è molto vicino a noi, ed è stato veramente un illuminato, perché è stato molto vicino, è stato uno scienziato, psichiatra, successore di Freud, da cui poi prese le distanze, e molto attento alle tematiche spirituali, alle tematiche interiori, sensitivo, perché lui ebbe una quantità di fenomeni paranormali che visse personalmente, molto aperto a queste tematiche e in contatto con gli scienziati parapsicologi del suo tempo. Ho parlato poi di Roberto Assaggioli, che è chiamato da alcuni lo Jung italiano, perché anche lui è stato uno psichiatra, era teosofo, e quindi molto già da sempre, perché anche la mamma era teosofa, sua moglie lo fu, la Società Teosofica a Roma, quando lui viveva a Roma, aveva sede in casa sua. Lui ha fondato la psicosintesi, che è come il contraltare della psicoanalisi di Freud. Anche lui partì da Freud, che stimò sempre molto, però poi seguì vie proprie che lo portarono maggiormente di quanto avesse potuto fare Freud, proprio per mancanza di possibilità di farlo. Freud ha indagato l'inconscio, tutte, diciamo così, le basi, ecco, della psichiatria, dell'analisi umana. Invece Assaggioli, come Jung, sono andati oltre, esaminando anche appunto gli aspetti spirituali. Anche Assaggioli l'ha fatto a modo suo. L'ultimo personaggio di cui abbiamo parlato il mese scorso è stato Viktor Frankl. Lui è stato anche lui uno psichiatra, ebreo anche lui, e lui è da Vienna, lui è stato successore, venuto molto dopo Freud, è stato più vicino a noi. Lui, Viktor Frankl, è morto una ventina d'anni fa. Io ho scritto la sua biografia, ma non ebbi modo di conoscerlo, perché quando mi cominciai a occupare di lui era morto già da qualche anno, però ho potuto incontrare, poi come mia abitudine sempre, le persone che l'hanno conosciuto, incontrai la moglie, incontrai i discepoli, i colleghi, andai a Vienna a incontrare tutte queste persone. Io ho scritto la sua biografia, che è la biografia di un uomo straordinario, perché lui è sopravvissuto a 3 campi di sterminio, nei quali perse tutta la sua famiglia, la moglie, i genitori, tantissimi colleghi, un fratello, e così via, recuperò. E poi fondò questa sua logoterapia, che è la terapia dei significati. Logos inteso qui non il significato di parola, ma di significato, di valore. Insegnò a cercare il senso della vita, quindi una missione filosofica e per certi aspetti anche molto spirituale. Quindi, come vi dicevo, tutti questi personaggi li ho raccontati in questo libro, che mi fa piacere se lo cercate, perché è un libro al quale ho voluto molto bene, ci ho lavorato tanto e spero che possa fare del bene anche agli altri. Stasera invece parleremo di un personaggio, anche uno di quelli che mi hanno
maggiormente coinvolto mentre facevo questa ricerca, ed è George Ivanovich Gurdjieff. Lui era russo, era questo nome russo, George Ivanovich, cioè figlio di Ivan Gurdjieff, che è vissuto dal 1866 al 1949, quindi anche lui è abbastanza vicino a noi, quindi visse più di 80 anni, ed è tra i vari personaggi di cui mi sono occupata, per certi aspetti il più inquietante, ma anche il più stimolante. Lui è un personaggio che ha questi tratti orientali, per cui enigmatico fino in fondo, poi vi leggerò delle parole sue, commenti delle persone che gli sono state vicine, però credo che pochi abbiano saputo dare gli stimoli che è riuscito a dare lui. A me mi ha dato come una scossa quando mi sono occupata di lui, riconoscendo, a volte un po' irritante, però riconosciuto e ci tengo a sottolinearlo, la validità dei suoi stimoli, anche se a volte dati in maniera molto molto forte. È stato guaritore, maestro spirituale, personaggio molto enigmatico, che mise in discussione tutto il nostro modo di vivere occidentale. Lui era un orientale, che veniva appunto dalla Russia, e diede degli stimoli, degli impulsi fortissimi, anche sconvolgenti, molto vigorosi, nel senso che lui vuole destare l'essere umano. Poi vi racconterò la sua biografia, perché la biografia è sempre fondamentale per capire i personaggi, però intanto questa qualche nozione. Vuole destare l'essere umano, che secondo lui è sempre, vive sempre nel sonno. E l'essere umano, diceva Gurdjieff, vive naturalmente nel sonno, e l'essere umano va svegliato. L'uomo vive come un automa, e bisogna purtroppo riconoscere che spesso è vero, si muove come una macchina, cioè in maniera automatica, giriamo e rigiriamo nel nostro tipo di vita senza chiederci perché. E lui, tutto il suo insegnamento, tutta la sua opera è stata dedicata allo sviluppo di una nuova coscienza e di un sé più autentico e superiore. E questo era lo scopo della sua vita. Lui ha lavorato tanto per questo, è stato discusso, è stato amato, è stato criticato, è stato adorato, ha avuto molte contraddizioni anche nel modo di essere accolto, però è riconosciuto come un autentico grande maestro spirituale, vigorosissimo, con note veramente, veramente molto forti. Allora, vi volevo leggere una frase di una persona che l'ha conosciuto bene, cioè il professor Denis Sora, che è docente universitario, direttore dell'Istituto francese in Gran Bretagna, che lo conobbe, e quando lo conobbe era anche abbastanza prevenuto, perché mi era stato parlato di Gurdjieff in maniera un po' contraddittoria, però alla fine del loro incontro disse che aveva capito che il suo temperamento era guidato dalle più alte intenzioni morali, e che egli sapesse sul mondo spirituale cose che pochi uomini sanno, e che fosse veramente un maestro nel campo dell'intelligenza e dello spirito. Quindi, partito da questo signore molto colto, molto addentro alle cose, lo riconobbe come grande maestro spirituale e capì anche che sul mondo spirituale sapeva cose che pochi veramente sanno. Allora, sulla vita. Gurdjieff nacque ad Alessandropoli, che era nell'Armenia caucasica. Era una regione che fino a poco tempo prima della sua nascita era stata islamico-ottomana e che poi era stata conquistata da poco dalla Russia, quindi faceva parte del grande impero russo. Le notizie relative alla sua infanzia giovinetta le ha raccontate lui stesso in un libro straordinario che io naturalmente ho consultato, che si chiama Incontri con uomini straordinari, dove lui racconta di suo padre, che adesso vi dirò anche io qualcosa, un personaggio straordinario il padre, e poi durante i tanti viaggi che lui ha compiuto, di cui si sa poco per la verità, però parla di questi personaggi che ha incontrato e che hanno contribuito a fare di lui quello che poi è stato. Del papà lui dice questo, e questo è anche un tuffo in quel mondo ormai scomparso. Dice: aveva acquisito una grande popolarità come Ashtok, cioè come narratore e poeta, quelle figure che andavano in giro nei villaggi e nelle città e cantavano a memoria delle antiche storie che loro sapevano. Benché non fosse un professionista, lui lo faceva per hobby, benché non fosse un professionista, ma un semplice dilettante,
La sua reputazione era estesa anche tra gli abitanti di numerosi paesi della Transcaucasia e dell'Asia Minore. Il nome di Ashtok indica dappertutto, in Asia come nella penisola balcanica, i bardi locali, che compongono, recitano e cantano poemi, canzoni, leggende, racconti popolari e storie di ogni genere, anche antichissime. Allora, quanto antiche fossero le vicende, le storie che raccontava il padre, lui lo scoprì molti anni dopo, perché molti anni dopo, quando lui ormai era adulto, il padre non c'era forse più, forse era già morto, fu scoperto tra le rovine di Babilonia, antichissima città di Babilonia, delle tavolette con iscrizioni che risalivano a 4.000 anni prima. E su queste tavolette si parlava prima del diluvio. E si rese conto che c'era anche la traduzione di queste tavolette, e con tutte le parole che venivano dette, i canti che parlano di questo antichissimo diluvio. E lui scrisse poi nel suo libro: rimasi colpito dal fatto che questa leggenda avesse potuto essere tramandata per migliaia di anni da generazione in generazione di Ashtok, sempre in via orale, senza farne mai scritta e senza mai alterare una parola. Quindi pensate che antica tradizione. Di lui crebbe in questo mondo un po' di fiaba, però serio e controllata dall'astrologia. Il padre era un uomo di alto senso morale e amava moltissimo la vita. Questi sentimenti Giorgio Ivanovich li prese dal papà e li dimostrò veramente per tutta la sua vita. Il papà era stato un agiato proprietario di greggi, però poi a caso di un'epidemia di peste le greggi erano morte e lui aveva dovuto cambiare attività, aveva cominciato a fare il mercante di legname, però non possedendo nessun senso commerciale, aveva fatto fallimento e dopo, da allora in avanti, visse una vita molto modesta con la sua famiglia, intagliando oggetti di legno, quindi un'attività artigianale. Anche questo fu importante poi per il figlio, perché l'attività delle nostre mani, l'attività fisica, l'artigianale, gli dà sempre molta importanza, la ritenne fondamentale. Giorgio era stato uno studente molto brillante, per cui mentre andava a scuola cominciava ad aiutare il padre a fare questi oggetti, lo aiutava a fare gli oggetti, e poi cominciò a guadagnare presto andando a fare lavoretti in casa degli altri, riparazioni, eccetera. Si arrangiò sempre molto. In seguito fece il mercante di tappeti e tante altre attività, sempre che per guadagnarsi da vivere e per mettere proprio alla prova anche le sue abilità, sia commerciali che artigianali. E questo, l'ho detto prima, ma lo ripeto, lui considerò sempre molto importante l'attività fisica, l'attività artigianale, l'attività delle mani, vicina all'attività spirituale. Cioè non ritenne mai che fosse bene fare una cosa soltanto. Tutte e due era molto importante fare. Del padre conservò una grandissima stima, un grandissimo amore, anche dopo che se ne fu andato, e di lui disse: egli conservò in tutte le circostanze difficili della sua vita l'anima di un vero poeta. Tale è, a mio avviso, il motivo per cui nella nostra famiglia, anche quando mancavamo di tutto, regnava una straordinaria atmosfera di concordia, di amore e di desiderio di aiutarci a vicenda. Quindi anche questo ebbe un'importanza grande nella vita di Gurdjieff. Il suo primo maestro vero e proprio fu un sacerdote. Era molto abituale che i sacerdoti all'epoca fossero anche gli insegnanti. Questo era l'arciprete della chiesa della città di Kars, dove la famiglia si era trasferita dopo le disavventure economiche, e intuì questo sacerdote subito le doti straordinarie del ragazzo, gli diede un'istruzione completa in due materie che lui riteneva fondamentali: la medicina e la teologia. E quindi riteneva, anticamente non si riteneva che la guarigione potesse essere, se anche gli sciamani pensano questo, perché mondo è mondo, e qualcuno ha conservato questa tradizione fino abbastanza avanti negli anni, come dimostra questo sacerdote maestro di Gurdjieff, cioè non si ritiene che la guarigione del corpo possa essere separata dalla guarigione dell'anima, quindi le due cose vanno di pari passo. E dice infatti Gurdjieff a proposito di questo suo maestro: secondo lui, cioè secondo il mio maestro, gli obblighi del prete andavano di pari passi con quello del medico. Un medico che non sa penetrare l'anima del paziente, diceva, è incapace di essergli realmente di aiuto.
non si può parimenti essere un buon prete senza essere nello stesso tempo anche medico, perché il corpo e l'anima sono legati l'uno all'altro. Molto spesso non si può guarire l'uno perché la causa del male risiede nell'altra. Era anche questo sacerdote del parere di farmi fare gli studi di medicina, non nel senso abituale di quella espressione, ma come intendeva lui, cioè con lo scopo di essere medico del corpo e prete dell'anima. Io trovo questi concetti bellissimi e sarebbe veramente importante, qualcuno lo è per carità e non voglio negarlo, che il medico fosse anche un po' sacerdote dell'anima, cioè riuscisse a entrare, almeno lo psicologo dell'anima, riuscisse a entrare anche nella psiche del paziente. Poi, dopo questi periodi di studio, l'epoca scolastica, diciamo così, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, di Gurdjieff si perdono le tracce. Si sa però che lui fece un'infinità di viaggi e viaggiò un po' in tante parti del mondo, andò nel mondo orientale naturalmente, andò in Asia centrale, in Persia, in Turkestan, sul monte Athos, dove ci sono i famosi monaci, in Mongolia, in Tibet, avendo accesso a biblioteche rare, a monasteri, a incontri con uomini veramente molto molto particolari. Pare anche, dico pare perché di notizie precise non ci siano, che sia stato in contatto con Dalai Lama, che non quello attuale naturalmente, quello che c'era allora, e che sia stato addirittura agente segreto del Dalai Lama, cioè che abbia svolto per conto del Dalai Lama anche un'attività politica. Però di questo non si sa molto. E nel 1913, che già lui ha adesso una quarantina d'anni, grosso modo, finiti questi viaggi, 40-45 anni, finito questo lungo periodo di viaggio di cui si sa molto poco, però lui ha lasciato intuire nel suo libro Incontri con uomini straordinari di aver fatto incontri speciali, ve lo consiglio anche questo libro, molto interessante, torna in Russia, e sta prima a Mosca, San Pietroburgo, e poi si trasferisce in una cittadina più piccola dove inizia le sue attività e comincia i suoi gruppi di lavoro. Lui ebbe sempre l'idea che queste attività andassero svolte in gruppo più che da soli, non aveva un insegnamento individuale a tu per tu. Lui voleva sempre il gruppo e questo concetto lo ritroveremo avanti, cioè il concetto non ci si salva da soli ma si va avanti in gruppo. Lui comincia appunto in questi anni a lavorare con dei gruppi, a lavorare proprio contro l'agire meccanico delle persone per superare un nuovo tipo di nuova qualità di coscienza, un nuovo modo di essere, di pensare e di porsi. E quindi lui allora appunto in questo momento comincia a sperimentare con le persone. Siamo nel 1916, siamo in Russia, tenete presente, nel 1917 scoppia la rivoluzione russa e in questo periodo si cominciano già ad avvertire i primi accenni della rivoluzione. Certamente non scoppiò da un giorno all'altro, ma ci furono molti preavvisi, molti movimenti, molti incontri, eccetera, eccetera. E lui stabilisce appunto questo suo primo istituto a Tiflis, che è una città russa, nel 1916, si chiama Istituto per lo sviluppo armonico dell'uomo. E gli allievi erano paganti, cosa che suscitò un certo scandalo, perché sembrava che le cose spirituali non dovessero essere pagate, dovessero essere offerte. Invece, la verità è questa, e troviamo in un libro scritto, ogni membro pagava 1.000 euro all'anno e poteva lavorare pur continuando a svolgere le sue abituali attività. Gurdjieff diceva che la sua opera non era di tipo caritativo, né doveva esserlo. Diceva, se la vita di un uomo è tanto male organizzata da essere bloccata da una spesa di 1.000 rubli, che forse non erano tanti, non saprei valutare, è preferibile che questa persona non dia inizio a niente con noi. Si può apprezzare solo quello che si paga. E da un lato è vero. Ad esempio anche gli psichiatri al giorno d'oggi, anche con gli amici, fanno pagare perché dicono che quello che non si paga non si prende troppo sul serio. Ma, però questa è un'opinione sua. Allora scoppia, lui intanto inizia questi inizi della sua attività, scoppia nel 1917 la rivoluzione russa e lui si trasferisce a Costantinopoli portandosi dietro una parte di allievi per tenere, poi tiene conferenze in Europa, a Parigi, all'Inghilterra, a Berlino, attirando a sé delle persone molto molto interessanti come per esempio la scrittrice Catherine Mansfield che ritroveremo dopo,
il giornalista Orange, e discepoli di Jung, per esempio il dottor Young, e Thomas de Hartmann, musicista e compositore che gli fu poi sempre, sempre molto vicino. Lui ebbe vicino sempre delle personalità molto elevate dal punto di vista culturale. Dovette lasciare l'Inghilterra perché non si trovava abbastanza bene lì e si trasferisce in Francia. Questo è il momento più importante della sua attività, dove mise a punto proprio il suo insegnamento, che ora vedremo. Si trasferisce in Francia vicino a Fontainebleau e acquista il priorato di Avon. È un antico monastero enorme, grandissimo, chiamato la Prieuré, noi lo chiameremo il priorato più semplicemente, che fu frequentato molto da russi fuoriusciti a causa della rivoluzione e da notevoli personalità della cultura europea, come la giornalista Margaret Anderson, lo scrittore Lawrence, lo scenografo Alexander de Hartmann e così via, persone veramente qualificate. Se gli stavano accanto vuol dire che ricavavano dalla sua attività e dal suo pensiero grandi vantaggi. Allora cominciamo a parlare di quello che lui faceva fare dentro al priorato a queste persone. E lui, per favorire l'armonia della persona, insegnare agli allievi a divenire consapevoli del proprio corpo, l'ho detto fin dall'inizio, lui ha sempre considerato fondamentale la consapevolezza del qui e dell'adesso a livello fisico, oltre alla consapevolezza, che va di pari passo insieme alla consapevolezza spirituale. E Gurdjieff utilizzava moltissimi metodi: la danza, lo yoga, la meditazione e poi il lavoro. Il lavoro, duro lavoro fisico. Lì alla Prieuré, molto lavoro fisico, molta meditazione, nutrimento scarso, poco sonno. Lui diceva che questo rende il fisico molto forte, scattante, pronto, attivo, e che soltanto in un corpo sano è possibile veramente portare avanti un discorso come quello che faceva lui. Quindi lui cercava di tenere i suoi allievi più sani e più in forma possibile, appunto perché potessero portare avanti il programma. E tutti questi lavori che lui faceva fare, anche coltivare la terra, mungere le mucche, spingere delle carriole piene di robe, eccetera, lui li faceva per staccare le persone dalla personalità acquisita nel corso di secoli, decenni di vita, e che li rendeva degli automi, che li rendeva persone che si muovevano come macchine, che andavano in giro, forse ci muovevano a vuoto in queste attività che venivano ripetute meccanicamente. E quello che bisogna confessarlo, che lo facciamo un po' tutti, cioè inseriti in un certo tipo di vita, ci muoviamo a volte abbastanza meccanicamente e automaticamente. Lui voleva prima disinserire le persone da questi meccanismi automatici e poi che entrasse in gioco la piena, una nuova coscienza, una nuova personalità, un nuovo modo di pensare e di essere. Lui parlava di falsa personalità, perché quelle che noi acquisiamo nel corso delle circostanze della vita spesso sono false personalità, invece deve emergere l'ego vero e proprio. Una di queste persone che aveva assistito, stavo cercando la citazione, di queste persone che avevano assistito, che parteciparono ai suoi corsi, scrisse quello che succedeva alla priore, al priorato. Dice: è per questo che si vedevano degli psicologi di mestiere, degli scrittori, degli intellettuali, degli industriali di tutti i tipi, formati alle nostre università, spingere delle carriole, accudire le mucche, ballare e in genere attenti a disimparare quello che avevano fatto fino a quel momento. Non era possibile affrontare questa situazione sul piano dell'intelligenza discorsiva, in cui noi collochiamo la ricerca e la conoscenza filosofica. Diveniva indispensabile crearsi una nuova idea del sapere. Dunque, Gurdjieff era insolito in tutto. Io non so, sono molto famose anche adesso le danze di Gurdjieff, le danze dei dervisci, lui le chiama. Io ho provato a partecipare una volta, ho fatto questo corso di danze dei dervisci, e sono danze bellissime con dei movimenti che sono tutto il contrario di quello che ci si potrebbe immaginare, cioè tutto il contrario degli automatismi che noi mettiamo in atto anche, per esempio, quando proviamo a ballare. Cioè il braccio destro non fa mai quello che fa la gamba destra, si muove in un'altra direzione e così via col sinistro. Per cui tu devi prestare un'attenzione assoluta a quello che stai facendo, alle direttive che ti dà il maestro, altrimenti vai fuori di squadra. Cioè non ti puoi abbandonare a automatismi che abitualmente facciamo. Sono molto belle da vedere una volta che uno ha imparato bene,
che sono molto ritmiche, molto piacevoli. Uno non, vedendole non si rende conto di quanto lavoro c'è alla base di queste danze. Almeno a me piace anche muovermi e ballare, però ho fatto una fatica tremenda a seguire queste indicazioni, almeno inizialmente, che sono tutto il contrario di quello che è l'automatismo. E lui lavorava in tutte le cose in questo modo, cioè disabituare dai meccanismi abituali che noi mettiamo in atto, nei quali ci muoviamo con disinvoltura, e imparare a muoverci e ad agire in un'altra maniera. Lui voleva edificare un mondo nuovo, in realtà, di uomini nuovi, di persone nuove che pensassero veramente con la loro testa e non secondo automatismi o meccanismi. Dunque, chi andava da lui lo capiva subito. Io vi leggerò adesso qualche citazione della scrittrice Catherine Mansfield, che è molto famosa scrittrice inglese, che morì poi molto giovane, ammalata di tubercolosi. Andò da Gurdjieff alla Prioré, era inglese, andò in Francia, a Fontainebleau alla Prioré, sperando di guarire nell'animo e nel corpo, ma era malatissima quando andò e quindi la guarigione fisica non avvenne. Però lei scrisse una lettera al marito nel 1922, che è l'anno in cui lei andò, e così descrisse il suo stato d'animo, e questo stato d'animo suo descrive anche come si viveva e cosa insegnava lui. Ho deciso finalmente di fare tabula rasa di tutto ciò che c'era di superficiale nella mia vita passata e di ripartire da capo per vedere se posso giungere a quella vita viva, autentica e piena di sogno. Ho fatto il mio primo salto nel buio quando sono venuta qui e ho preso la decisione di chiedere al signor Gurdjieff se mi avrebbe permesso di restare per qualche tempo. Qui è un vecchio castello bellissimo, circondato da un parco meraviglioso. È stato prima un convento, poi una residenza di Madame de Maintenon, che è una delle grandi dame francesi, amante di uno dei sovrani. L'interno è stato modernizzato, riscaldamento centrale, elettricità e tutto il resto, ma l'ambiente è rimasto magnifico, il parco è splendido. C'è una quarantina di persone, soprattutto russi, che si dedicano ai lavori di ogni genere, curano le bestie, il giardino, fanno musica, danzano, un po' di tutto, insomma, meditazione. Lo studio della dottrina viene solo al secondo piano, cioè quando si è disimparato a fare quello che si faceva prima. Al primo posto viene la pratica. In realtà bisogna destarsi alle cose, invece di limitarsi a parlarne. Bisogna fare l'apprendistato delle cose, se si presenta, se si pretende ad aver voglia di farle, semplicemente. Il signor Gurdjieff non è affatto l'uomo che mi aspettavo. È veramente ciò che si desidera trovare in lui. Mi sento piena di assoluta fiducia. Dopo qualche tempo, Catherine Mansfield invita il marito a raggiungerla e gli dice, gli scrive: perché non abbandoni tutto ciò che stai facendo in Inghilterra e non vieni qui a lavorare con Gurdjieff? Brucia tutti i ponti alle tue spalle, finalmente. Ti piace continuare la vecchia esistenza meccanica in balia di tutto, vivere soltanto con una minuscola parte di te? Ecco, quello che Gurdjieff voleva era che le persone vivessero con tutta se stesse, non con soltanto con una minuscola parte di se stesse, soltanto con l'ego superficiale che ci costruiamo nel corso della vita, quale ci si presenta, quale abbiamo occasione di viverla nelle più varie circostanze. Catherine Mansfield in realtà morì alla Prioré perché era malatissima e non poteva guarire, però il marito poi che l'aveva raggiunta. E la morte di lei fu molto oggetto di molte critiche, di molti commenti di tutti i tipi, perché lei sperava di guarire, ma la guarigione non era evidentemente possibile. Però il marito diede ragione a Gurdjieff dicendo: non spetta a me giudicare l'istituto Gurdjieff, non posso dire se abbia abbreviato la vita di Catherine, ma sono convinto di questo. Catherine si servì di un sistema di autoannientamento presentato come necessario alla rinascita spirituale per entrare nel regno dell'amore. Sono certo che abbia realizzato il suo scopo e che l'istituto sia servito ad aiutarla. Non ho il diritto di dire di più. Quindi questo commento positivo del marito fa pensare che lei veramente moralmente e spiritualmente avesse trovato quello che cercava. Allora, venendo al lavoro vero e proprio di Gurdjieff, era tutto teso, come ho già accennato prima, a sperare.
a porre un termine al sonno dell'uomo. Ecco, lui, Gurdjieff, ha sempre detto che noi dormiamo, che noi fondamentalmente nella vita quotidiana dormiamo, e se dobbiamo svegliarci per conoscere noi stessi. Se non facciamo quest'opera di risveglio, e lui con queste tutte attività che possono sembrare strane e non coerenti con l'insegnamento spirituale, tendeva proprio a interrompere il sonno della coscienza e far diventare tutti automaticamente in questo modo responsabili veramente di se stessa. Lui diceva che la vita umana, così come la viviamo, è molto criticabile e che quindi per certi aspetti va cambiata. Diceva anche che l'uomo per la maggioranza vive come uno schiavo. Uno schiavo, leggo le sue parole, è passivamente sottomesso alla sua nascita, al suo destino, agli astri, e privi di uno scopo autentico. Quindi noi ci lasciamo trascinare da quello che ci capita di trovare nella vita, che ci capita di fare, e non viviamo secondo il nostro sé autentico. Purtroppo bisogna riconoscere che molto spesso è così, che le circostanze a volte non lo permettono, a volte è pigrizia nostra, però non è da negare che è vero che spesse volte siamo schiavi di tutto quello che abbiamo intorno. Poi c'è un'altra cosa che è veramente molto particolare, vi prego di fare attenzione e di non prenderla male, però poi ci sono le spiegazioni, che io inizialmente rimasi abbastanza scombussolato. Cioè, Gurdjieff non attribuiva un'anima immortale ad ogni uomo, nel senso che lui diceva questo: uno degli errori principali da confutare è la convinzione che tutti gli uomini abbiano un'anima. In realtà sono pochissimi gli esseri che possiedono un'anima immortale. Tutti gli esseri, è vero, sono necessari nel loro complesso, e coloro che si sforzano di tendere verso la virtù e l'intelligenza possono acquisire un'anima. Cioè lui dice che l'anima non ci viene data gratuitamente, questo è il concetto. Dobbiamo lavorare duramente per conquistarcela. E chi ha letto questo suo libro fondamentale, Gli incontri con gli uomini straordinari, si rende conto appunto di quello che lui dice. Adesso ve lo sintetizzo al massimo. Per acquisire un'anima durante la vita, lui dice, bisogna lavorare duramente, bisogna approfittare delle occasioni che ci viene concessa, cioè la vita. Un insegnamento abbastanza difficile da accettare e abbastanza poco caritatevole. Però Gurdjieff dice che non è neppure caritatevole mantenere la gente nel proprio stato, che lui definisce poco pietosamente comatoso. Lui va per eccessi, però se guardiamo al nocciolo, non ha torto assolutamente. Lui diceva che l'uomo, lavorando duramente con se stesso, può arrivare a sviluppare i propri quattro corpi, i quali sono quello carnale o corpo fisico, quello naturale o astrale, tante volte noi parliamo del corpo astrale, quello spirituale o mentale e quello divino o causale. Con l'acquisizione del quarto corpo, l'uomo fa sua l'immortalità. E questo, quindi, lui dice che per acquisire la vera immortalità, arrivare a livello del divino, l'uomo deve lavorare moltissimo. E questo quando dice che l'uomo non tutti hanno un'anima, l'anima bisogna conquistarsela, bisogna lavorare per ampliare, abbiamo una noce, un inizio di anima naturalmente nascendo, poi dobbiamo lavorare per creare sempre di più questo aspetto nostro spirituale, poi addirittura astrale e poi addirittura spirituale e divino. Gurdjieff, dopo continuerò ancora, però vi lascio il tempo di digerire queste affermazioni, vi racconto appunto gli ultimi tempi di Gurdjieff. Quando morì, lui morì a Parigi, abbastanza dopo tutti questi anni di attività al priorato, che poi negli ultimi anni dovette chiudere a causa della guerra, e poi morì quindi in quegli anni fece conferenze in giro un po' per il mondo, andò molto anche negli Stati Uniti, e morì abbastanza improvvisamente nel 49 a Parigi. E il successo che lui aveva avuto, l'interesse che aveva incontrato, lo si vide anche nel funerale, nella quantità di persone che si presentarono al funerale. Margaret Andersen, letterata, intellettuale, ha lasciato una descrizione di questo funerale,
era fondatrice di una rivista prestigiosa, The Literary Review, dove aveva presentato tutti i grandi ingegni dell'epoca, sia a livello pittorico che musicale, letterario, quindi si era occupata anche di Gurdjieff, che l'aveva seguito, aveva presentato Picasso, Modigliani, Matisse, Braque, tutti gli impressionisti, scrittori come Rimbaud, Apollinaire, Breton, Egide, eccetera, eccetera, musicisti come Stravinsky, quindi una donna che era all'interno della grande cultura europea e non solo europea, e quindi nel suo libro, che si chiama L'inconoscibile Gurdjieff, che Gurdjieff in fondo fu inconoscibile fino in fondo, con questi suoi paradossi, con queste sue sparate contro l'uomo che lo faceva per svegliarlo, ecco, lui diceva delle cose assolutamente eccessive proprio per scuoterlo, quando dice l'uomo non ha un'anima, l'anima ne ha solo la potenzialità, questo diceva, di un'anima. Non voleva dire che noi siamo come privi di anime, voleva dire che dobbiamo lavorare per farcela quest'anno. Qui vi leggerò un brano che lo spiega in maniera perfetta quello che lui voleva dire da questo punto di vista. Quindi è una provocazione, ma fino a un certo punto, c'è una provocazione data fin di bene per scuotere le persone e convincerle che non ci viene dato niente gratuitamente, che dobbiamo lavorare quotidianamente per crescere dentro, per portare a manifestazione questo patrimonio che abbiamo dentro. E questa è, cioè, proprio una piccola una parentesi, è quello che hanno sempre detto anche tutti i personaggi di cui vi ho parlato prima nelle puntate precedenti che trovate nel mio libro, cioè tutti hanno sempre detto che occorre un grande lavoro interiore di conoscenza, di lettura, di umiltà anche per andare a cercare questi insegnamenti, proprio per crescere dentro, perché dentro ognuno di noi c'è una scintilla di divino che deve essere manifestata, che deve crescere, che deve diventare carne e sangue, che deve diventare vita, che deve essere vissuta a livello consapevole, altrimenti è una piccola fiaccola che poco per volta si spegne. Se non continuiamo a coltivarci per tutta la vita, questo è un altro degli insegnamenti che arriva da tutti questi iniziati, cioè un insegnamento spirituale non può fermarsi ai primi tempi della vita, all'epoca della scuola, all'epoca dei primi, deve continuare tutta la vita. L'insegnamento, la cultura, la voglia di sapere, la curiosità. E oggi per fortuna vedo che ci sono tante persone che lo fanno, che continuano a crescere dentro, a desiderare di saperne di più. Ora abbiamo anche i mezzi per poterlo fare. Un tempo era più difficile per curarsi questo tipo di cultura, di informazione. Oggi attraverso internet, attraverso anche questi mezzi con i quali vi sto parlando e tanti altri meglio di me vi parlano, abbiamo modo di acquisire delle informazioni che un tempo si acquisivano solo attraverso libri, magari rari, che non sempre si trovavano. Adesso non è così, sappiamo tutti che siamo facilitati molto da questo punto di vista, però ci vuole la volontà. Ecco, quella cosa importante, abbiamo tutti i mezzi, però se non abbiamo la volontà di farne uso, sono inutili, risultano inutili. Quindi tutti, e Gurdjieff ha detto le stesse cose che hanno detto gli altri, però in maniera più violenta, forse il suo temperamento, il suo carattere, forse aveva capito che l'uomo se non si scuoteva a strattoni non si muoveva. E quindi l'ha detto in maniera abbastanza brutale, questa frase che lui ha detto, che io ripeto ogni tanto, l'uomo non ha un'anima, ne ha solo la potenzialità. Non è una frase cattiva, ma è una frase che veramente è come uno schiaffone e che ti dice guarda che devi lavorare per far crescere quest'anima che hai, se no resta l'anima bambina, se no l'anima non evolve, non cresce, non hai fatto niente, non ti sei mosso in nessuna maniera, hai dormito, lui parlava sempre del sonno, parlava della prigione, diceva che noi siamo come in prigione e che però questa prigione può smettere di essere tale se noi ci accorgiamo di essere dentro una prigione. In genere siamo in una prigione che è quella creata dalle nostre abitudini, dalle nostre comodità e così via, dalle circostanze, e non ci accorgiamo di esserci perché magari ci stiamo comodi. Ma nel momento in cui ci accorgiamo che questa prigione ci tarpa le ali, non ci fa crescere, non ci fa fare esperienze diverse, non ci fa conoscere niente, allora apriamo le porte della prigione. Non è più una prigione, possiamo aprirla. E lui diceva che per aprire la prigione, per scavare il tunnel, per segare le sbarre, non si fa da soli. E questo è il suo insegnamento anche, che si fa con gli altri, nessuno si salva da solo, come dicevamo prima. Cioè è necessario essere in gruppo, possibilmente, e farsi aiutare e aiutare. Ecco, la collaborazione. Lui per questo ha sempre avuto gli istituti, ha sempre avuto i centri di ricerca, ha sempre avuto i gruppi, ha sempre fatto lavorare la gente insieme proprio perché diceva che questo era importante. Ma quello che conta appunto fondamentalmente è il messaggio, che dobbiamo lavorare molto molto con noi stessi. Se
sia a livello fisico, disimparando, liberandoci dalle abitudini, dalle cose che facciamo sempre meccanicamente, automaticamente, e fare delle cose nuove e parallelamente crescere anche interiormente. Quindi è un grande lavoro di responsabilizzazione che lui invita, lui lo faceva anche abbastanza brutalmente, pur essendo un uomo molto raffinato, dice, un uomo raffinato, un po' all'orientale, un po' brutale, un po' raffinato, uomini un po' particolari, non del nostro tipo occidentale, però sono di grande efficacia. Mi diceva che bisognava appunto lavorare tanto con se stessi per liberarci delle abitudini, uscire dalla prigione, smettere di essere schiavi, smettere di dormire. Ecco, questi erano i concetti fondamentali che a me faceva piacere di sottolineare, ecco, ammorbidendo forse un po' certe espressioni un po' brusche che lui usava, ma il significato è questo: svegliatevi e andate avanti e cercate di dare vita, di far vivere quest'anima immortale che avete dentro, di darle spessore, di farla crescere, di farla evolvere, di farla arrivare alla maggiore consapevolezza possibile. E vi leggo adesso alcune frasi. Lui ha un insegnamento molto profondo che veramente suscita una risonanza immediata, almeno a me ha dato questa impressione. Io ho isolato alcune sue frasi, alcune sue espressioni, frasi belle che vi voglio leggere, leggerò lentamente perché così si assaporano meglio, e alla fine non sono brutali come potrebbe apparire la sua affermazione che non abbiamo un'anima ma solo la potenzialità, ma che questa potenzialità è una cosa preziosa che dobbiamo coltivare, che ci può far volare altissimi, ecco. Sapere che c'è questa potenzialità è un grandissimo stimolo. Solo lui ha parlato in termini così chiari e così forti, così vigorosi, e un po' impietosi se vogliamo, però lui dice appunto che per svegliare uno che dorme bisogna scuoterlo, non si può sussurrare, bisogna scuoterlo molto, molto decisamente. Quindi, per esempio, una di queste frasi è questa: la metamorfosi del bruco in farfalla, uno sviluppo, una possibilità per l'anima. Già questo è molto positivo, è molto, molto, molto entusiastico. Ecco, c'è la possibilità per l'uomo di trasformarsi in farfalla, come il bruco si trasforma quando si evolve, diventa una farfalla. Anche noi possiamo fare la stessa cosa. Non siamo come i bruchi, ma possiamo diventare farfalle. Lui dice uno sviluppo, una possibilità. E poi, l'uomo è addormentato. In ogni religione, in tutte le grandi letterature, si trovano dei riferimenti allo stato onirico, bisogna destarsi, se troviamo questa lettura, addormentato in Adamo, sveglio in Cristo. Tutte le religioni parlano della rinascita, del risveglio. Siamo addormentati nella nostra anima, il corpo è sveglio, l'io non lo è. Ecco, l'io deve veramente svegliarsi, solo il corpo lo è. Il modo migliore per ricominciare a ricordare quello che si è di smettere, e di smettere sinceramente di inventare ciò che non si è. Inventiamo per nasconderci. Cioè, qua vuol dire che noi ci creiamo una personalità, un ego, che in realtà non è quello autentico, è una sovrastruttura, è qualcosa che ci fa comodo. Ma dobbiamo smettere di far questo, di travestirci, di dimenticarci di quello che siamo dentro e andare alla ricerca veramente di quello che siamo, se vogliamo veramente evolvere. Lo sviluppo di se stessi dipende dalla propria volontà e velocità nel capire che cosa si ha dentro. E lui dice che bisogna anche essere veloci a capire quello che si ha dentro, cioè cominciare presto, più presto possibile, appena ci rendiamo conto della situazione, appena ci rendiamo conto di avere bisogno di un risveglio, lo capiamo che è necessario, allora subito cominciare ad agire. Infatti lui dice lo sviluppo di se stessi, che è lo scopo ultimo, dipende dalla propria volontà e velocità nel capire le cose che sia dentro, quello che siamo, e che quindi quello dobbiamo evolvere. Allora, ancora, tutte le grandi religioni universali sono fondate sulle stesse verità. La differenza fra queste religioni sta solo nelle regole stabilite per l'osservanza di alcuni dettagli e nei cosiddetti riti. Tale differenza è il risultato della scelta intenzionale da parte dei rispettivi fondatori dei riti più adatti al livello di perfezionamento mentale raggiunto dal popolo in quel dato periodo. Questo è molto, molto logico. Tutte le religioni in realtà si rivolgono a un unico Dio, poi per ognuna questa religione ha rivestito certi caratteri che dipendano
dalla situazione del popolo, dalla mentalità, dal livello di consapevolezza della popolazione, dai gusti, dai riti, eccetera, eccetera, da quello che c'era prima dei grandi fondatori, però di fondo il Dio di tutte le religioni è unico. Quando moriamo, lui dice, le vibrazioni che ci tengano insieme si sperdono nello spazio. Le vibrazioni degli organi fisici degradano sottoterra, ma l'io continua ad affiorare finché non si sviluppa. Se sviluppi te stesso, divieni un individuo invece di una delle mille foglie di un albero, divieni un seme. Questo è bellissimo, secondo me. Cioè, se divieni questa ultima parte, se sviluppi te stesso, diviene un individuo invece di una delle mille foglie di un albero. Le mille foglie di un albero sono non individualizzate, sono tutte uguali, non si differenziano l'una dall'altra e non danno frutto. Mentre invece, dice, se sviluppi te stesso, diventi un seme. E quindi potrai essere di esempio e anche di moltiplicazione, di creazione per altri individui. E poi ancora questa frase, che è uno dei soliti pugni nello stomaco, che è da Gurdjieff: l'immortalità è un fatto potenziale, ciò che è potenziale è sempre più ricco di potenzialità rispetto a ciò che è reale. Allora anche qui, con riferimento all'immortalità, lui dice che è potenziale, cioè ce la dobbiamo guadagnare, ce la dobbiamo meritare. E anche questo è veramente un cazzotto che uno riceve. Non è automatico, lui dice, solamente bisogna, se gli si dà credito, però risuona molto dentro questo, risuona, io salverei, terrei presente di Gurdjieff l'impulso, lo stimolo forte, vigoroso, a volte appunto, come dicevo prima, un po' impietoso, che lui dà alle persone per svegliarle, lo scopo è di svegliarle, perché lui constata, purtroppo dobbiamo constatare anche noi, che spesso dormiamo, che portiamo avanti la vita in modo automatico, in una specie di limbo, senza renderci conto che dovremmo fare ben altro. Vi avevo detto all'inizio che c'è una frase, un brano importante di una sua allieva, che è la Margaret Anderson, che è questa scrittrice, fondatrice della rivista che dicevo prima, donna intelligentissima, che l'ha frequentato a lungo, che diceva questo. Come commento della sua frase, l'uomo non ha un'anima né ha solo la potenzialità, che sembra estremamente impietosa, che è una delle frasi che lui ripeteva, che ho detto anche prima. Lei diceva che al di là delle provocazioni, fu proprio questa frase a farle capire qual era il vero insegnamento di Gurdjieff, che le apparve di una semplicità assoluta. Io ho cercato di dirlo prima, ma mi riservavo di leggervi questo brano perché è veramente illuminante. Dopo magari lo commentiamo, ma adesso ve lo leggo. Cioè il discorso dell'anima che non è immortale, che è solo potenzialmente immortale, non nega che possa essere immortale, ma dice è una potenzialità. Allora, Margaret Anderson dice, sintetizzando l'insegnamento di Gurdjieff, che lei considerava anche il suo maestro, e scrive: abbiamo sempre supposto che l'uomo nasca con un'anima, che questa sia il dono che la distingue dagli animali. Capì però che dire che l'uomo nasce con un'anima non è più vero che affermare che nasce con una capacità artistica. Un uomo può nascere artista nel senso che è predisposto all'arte, ma non la possiederà finché non l'abbia elaborata secondo un procedimento organico di crescita. Deve cioè vivere una vita d'arte. Nello stesso modo un uomo non può avere un'anima finché non vive una vita dell'anima. Finalmente cominciai a capire la ragione degli esercizi di Gurdjieff. Lavorai per far funzionare l'anima. Esattamente come un pittore lavora con i colori e i disegni per far funzionare la sua pittura. Questa grande scoperta, questo lo dice tra virgolette, grande scoperta, sembra talmente semplice che non si riesce a immaginare come mai non se ne fosse cosciente da sempre. Ma nel momento in cui tale rivelazione ci colpisce come un frammento di pensiero originale, sembra che l'intero mistero del mondo ci sia risolto. E io spero che questo sia stato capito fino in fondo. Cioè, il grande discorso di Gurdjieff, che a volte può dare fastidio, l'uomo non ha un'anima, ne ha solo le potenzialità. Voi dormite, voi siete voi, l'uomo dorme,
l'uomo è in prigione, l'uomo è schiavo, l'uomo è un automa, l'uomo si muove come una macchina, che contiene molta verità e credo che non sarà difficile accettare questo, rendersi conto di questo se non siamo ciechi, spesso viviamo appunto così, era uno scossone che lui voleva dare all'uomo per convincerlo a fare lavorare la sua anima, far lavorare l'anima, vivere una vita spirituale che significa agire, muoversi e darsi da fare in senso appunto di accrescere la propria conoscenza interiore, la propria spiritualità. E quando Margaret Hardess con tanta buon garbo e tanta gentilezza ci dice che è lo stesso modo, dice, vivere una vita dell'anima, è lo stesso modo che vivere una vita d'arte, cioè qualcuno può nascere con una dote artistica notevole, può essere il pittore, il pianista, lo scultore o quello che è, o anche lo scienziato, perché è la stessa cosa. Se non vive una vita artistica, di musica, di pittura, di scultura, di scienza, non potrà mai arrivare a portare a manifestazione questa sua dote. Non potrà mai diventare un vero pittore se non avrà imparato a maneggiare i colori, i pennelli, se non conoscerà la prospettiva e così via. Così pure lo scienziato non potrà, che all'animo dello scienziato non potrà diventare tale se non avrà le fondamenta e non avrà lavorato per tutta la vita in un mondo scientifico che lo predisponga a questo. Ecco, così allo stesso modo, lui dice, per far crescere l'anima è necessario vivere una vita dell'anima, una vita spirituale. E Gurdjieff con i suoi esercizi, con i suoi strani esercizi nei quali aiutava la gente a disimparare quello che era stato fino a quel momento, quel modo di vivere meccanico, automatico, da macchina, da schiavo, tutto questo lavoro predisponeva a togliersi da quello che si era prima e a diventare una persona nuda, una persona che non ha abitudini e che può a questo punto seguire una via di conoscenza, senza condizionamenti, senza cose precostituite da prima, senza niente che ti tarpi le ali. Quindi reinventarsi da capo a piedi se si vuole veramente vivere una vita dell'anima. Questo non significa naturalmente che noi dobbiamo buttare all'aria tutto quello, parlo adesso in termini soldoni, in termini molto pratici, dobbiamo buttare all'aria tutto quello che stiamo facendo, non possiamo cambiare vita, non possiamo cambiare lavoro, non possiamo fare tante cose. D'altra parte, chi andava da Gurdjieff stava lì per un certo periodo e poi ritornava nel suo mondo del lavoro, nel suo mondo abituale, però tornava con una consapevolezza diversa, che quello che stava facendo era un fatto automatico, quindi dopo lo fai in un modo, in una maniera diversa, dopo trovi il modo di tirar fuori la testa dall'acqua, di essere libero, di respirare liberamente e di fare le scelte necessarie per far vivere l'anima, per far vivere la nostra interiorità. Ecco, questo è il senso, a mio giudizio, non soltanto mio, perché guai se fosse solo mio, del pensiero di Gurdjieff che per me è stimolante come pochi, veramente. Perché ti dice le cose un po' brutalmente, però ti butta la verità in faccia e la verità non può fare mai male, a meno che uno non sia inutilmente permaloso. Dobbiamo dire, riconoscere che Gurdjieff ha detto molte cose vere, molte cose le ha dette in maniera forte come era lui, in maniera a volte anche un po' indelicata, a volte un po' impietosa, è stato usato questo termine nei suoi confronti, però alla fine lui, come ho già detto prima, ma lo ripeto, per svegliare una persona che dorme, soprattutto se dorme di un sonno molto duro, ci vuole una scossa molto forte, ci voglia scuoterla fortemente. Quindi lui queste scosse le dava con le parole che diceva e con il tipo di vita che faceva fare ai suoi allievi, a quelli che frequentavano i suoi corsi. Dopodiché questa gente, che gli è stata gratissima, perché abbiamo tante manifestazioni, tante parole dette per lui, libri scritti su di lui, gli sono stati grati di questo risveglio che ha provocato nelle persone, e la cui eco sentiamo ancora adesso, se vogliamo ascoltarla, se vogliamo leggere le sue cose, è veramente stato un maestro spirituale straordinario, un taumaturgo, è stato, per lui usava questo termine, non il guaritore, ma il taumaturgo, cioè quello che ti guarisce dentro, ti guarisce l'anima, e questa guarigione interiore può portare anche la guarigione fisica, certamente la guarigione da disturbi dovuti all'anima, cioè depressioni, stress, queste cose qua, probabilmente trovando il proprio vero sé. Venendo a riconoscere qual è la nostra vera meta, il nostro vero scopo, si accende una luce e dice adesso mi devo muovere in questa direzione. Questo Gurdjieff l'ha detto con molta chiarezza, una chiarezza a volte che poteva disturbare, ma che aveva il pregio di essere veramente
limpida, chiara e luminosa. Un'ultima citazione di Colin Wilson, grande scrittore, studioso inglese, che anche lui grande ammiratore di Gurdjieff, scrisse: nella storia del pensiero umano, il sistema di Gurdjieff rappresenta probabilmente il più grande tentativo individuale di farci intuire il potenziale della coscienza umana. Che ci sia riuscito o meno, l'opera della sua vita ha raggiunto lo scopo. Lui dice, indipendentemente dal fatto che i suoi richiami abbiano avuto successo e che la gente sia riuscita a capirli e a seguirli, lui ha avuto successo perché queste cose è stato capace di dirle, cioè di far capire il potenziale della coscienza umana. Questo è un grandissimo discorso che oggi noi possiamo capire forse meglio di qualche anno fa, quando è vissuto lui, e lui è morto nel 49, quindi non, diciamo 60 anni fa, ecco, non è 70 anni fa, non tantissimo tempo, ancora un uomo del nostro tempo, però erano altri tempi, c'è stata la guerra di mezzo, eccetera, eccetera. Oggi forse lo possiamo capire meglio e quindi vi invito veramente a riflettere su questo pensiero di Gurdjieff, che ho cercato di sintetizzare in questo libro, ve l'ho fatto vedere anche prima, Grandi iniziati nel nostro tempo, dove si parla di tutti questi personaggi che fondamentalmente hanno in comune, per strade diverse, per vie diverse, di farci prendere coscienza del nostro potenziale e della nostra meta vera, autentica, e di come fare della nostra vita qualche cosa di meglio di quello che forse abbiamo fatto fino a questo momento con buona volontà. Io abbiamo finito il nostro tempo, vi ringrazio dell'attenzione, ci vedremo ancora a febbraio, mi sembra il 12, dove parleremo di Krishnamurti, un altro grande iniziato, anche lui molto vicino a noi, è morto una ventina di anni fa, personaggio straordinario che anche lui è partito dalla teosofia e poi ha seguito vie proprie, che ha una vita alle spalle, una storia veramente fantastica, quindi spero di ritrovarvi tutti e spero che abbiate gradito le chiacchiere di oggi, di stasera, e che vi lasciano qualche cosa come stimolo. Io non sono forte come Gurdjieff, però spero di avervi riprodotto il suo pensiero in maniera accessibile e in maniera che invogli magari a saperne di più. Grazie a tutti, arrivederci e buonasera e alla prossima puntata.